Buonasera a tutti, siamo qui questa sera nell'ambito dell'undicesima rassegna di letteratura nazionale Incontri Silani per la presentazione del libro di Riccardo Cristiano, La Compagnia del Lupo e La Quarantesima Porta. Oggi noi concludiamo le manifestazioni del calendario ufficiale dell'estate di Incontri Silani, ma ci potrebbe essere come obiettivo nel medio periodo la riproposizione di Incontri Silani Tour come è stato fatto negli anni passati, ovviamente in epoca pre-pandemia. Noi speriamo che noi dell'organizzazione, io parlo anche a nome dell'organizzazione, dell'editore Egidio Bevilacqua, che ne è stato l'ideatore e l'organizzatore principale, io sono anni che gli sto vicino, gli do una mano, nella piena convinzione della utilità di questo intervento culturale sull'altopiano della Sila. Ma proprio oggi, 31 agosto, avevamo scelto la presentazione di questo libro ritenendolo già a priori un lavoro pregevole, perché merita questo termine, lavoro pregevole, un lavoro acuto e attento per come si può cogliere in maniera evidente dall'approccio, dalla lettura dei capitoli, che sono capitoli ben corredati, ben estesi, ben corredati di dati molto accattivanti. 40 capitoli sono ovviamente l'anima, il corpo e la struttura di questo libro. Il libro edito da Officina Editoriale d'Acleto nella collana Romanzo in Fabula. E questo tavolo, infatti, a questo tavolo, oltre all'autore, a Riccardo Cristiano, c'è l'editore che è qui con noi, ed è Marco Marchese, il consigliere comunale di Spezzano della Sila, Francesco Caligiuri, che salutiamo ovviamente con affetto e con tutta la cordialità che queste iniziative nostre ovviamente manifestano per i diversi tavoli dei lavori che sono stati diversi, qualificati e prestigiosi sia come editori, giusto, sia come autori dei libri che fin qui abbiamo presentato. La copertina a me è piaciuta tanto. Entro magari in questi particolari che non sono particolari banali, ma sono particolari che formano la sostanza di un libro, anche perché il libro a quanto pare non si offre alla lettura unicamente ad un bacino ristretto, ma ad un ampio bacino sia di giovani, di giovanissimi, ma anche di adulti a qualsiasi livello, perché è la caratura del libro che ciò suggerisce, in virtù del fatto perché come è stato costruito e realizzato affrontano tematiche e problematiche in cui tutte le fasce d'età si ci ritrovano, perché per esempio, ne cito solo una, la scala valoriale dell'etica, di tutti i valori entrati in crisi con la società odierna, a partire dal senso dell'amicizia, dal rispetto, dalla legalità, da tutta una serie di cose, dall'ordine, dal rispetto delle cose, eccetera, eccetera. Questa scala di valori interessa tutti, interessa sia i giovanissimi, i ragazzi, gli infanti, sia le persone adulte che si devono confrontare allo stesso tempo, misurarsi con le nuove generazioni ed essere possibilmente, fin quando è possibile, da guida per le cosiddette buone maniere, per come si devono esercitare nella complessa società gravida di problematiche che noi tutti viviamo. Il libro è stato scritto con grande attenzione e prioritariamente sulla riscoperta dei luoghi della nostra terra di Calabria, amara e bella, come spesso si usa dire, terra di Calabria, questa storia avvincente
storia in cui c'è anche questa definizione di arc fantasy è molto, come dire, è molto stuzzichevole dal punto di vista della curiosità, del confronto, della consultazione del libro per scoprirne risvolti inediti, per scoprire la miticità di alcuni luoghi che l'autore con molto garbo e con molta finezza riesce in alcuni momenti a descrivere. Ma parte da Lamezia, va su Cleto, ma sono altri luoghi nell'interesse e nell'obiettivo di chi descrive con una minuzia e con una sensibilità unica queste realtà. Realtà che, secondo l'autore, vanno riscoperte, valorizzate e promosse, anche perché alcune di queste, e per alcune intendo questo parco mitoio che l'autore sembra amare e privilegiare almeno per buona parte della composizione del libro, che era originariamente nella storia epica ed antica era un luogo praticamente di grande eccellenza, di grande ritrovo, di grande spessore dal punto di vista storico, artistico e culturale, che oggi però, come lo stesso autore sottolinea, vive un momento particolare di degrado, di abbandono, e questi sono elementi che nel libro appaiono in modo evidente, quindi, come dire, una sorta di jacuzzi, una sorta di sollecitazione a chi di competenza per mettere mani a queste meravigliose località, a questi luoghi della memoria, e non solo della memoria, ma che rappresentano la storia non solo della nostra terra di Calabria, ma la storia del Mediterraneo e dell'umanità intera. Una storia, il libro, più storie il libro, che porta attraverso un'attenta lettura. Il libro va letto e riletto, va assaporato, perché vi si colgono delle sfumature che sono veramente eccezionali, per esempio la riscoperta dei luoghi dell'infanzia, delle tradizioni, i luoghi della memoria. Ecco, la memoria, sulla memoria c'è un grande capitolo molto bello, perché c'è bisogno di recuperare la memoria, perché la memoria insieme alla vocazione di queste nostre realtà, quando per esempio l'autore parla di valorizzare i ruscelli, i rivoli, di valorizzare anche le pietre, le rocce, i boschi, le foreste e tutto il mondo vegetazionale, sono tutte ricchezze della nostra terra che devono essere rispettate e valorizzate. Quindi un libro non solo che esalti i valori, che racconta delle storie molto belle, frutto sicuramente della fantasia, ma sono storie che pregnano e profumano di una grande umanità. Per esempio la ricerca non affannosa, ma la ricerca diciamo costante del senso dell'amicizia, della vera amicizia, quell'amicizia che deve durare nel tempo, che deve essere anche un'amicizia solidale, un'amicizia che deve concorrere alla soluzione di problemi contingenti e problemi magari nell'immediato futuro. La compagnia del lupo non è altro che una compagnia virtuosa di persone che, pur differenti per carattere, pur differenti per prospettiva, pur differenti per motivi anche di studio, di provenienza familiare, alla fine alcuni obiettivi li hanno in comune, e questa compagnia viene battezzata come una compagnia che, voglio dire, deve necessariamente dare un forte segnale alla società dell'oggi per un'inversione di tendenza, perché il male è dietro l'angolo. La metafora del lupo cattivo, giustamente, come l'autore dice, il lupo è cattivo solo nelle favole o nei racconti che non sono veritieri. Il lupo invece, nel senso pieno del termine, il lupo è quello che aiuta e favorisce la soluzione dei problemi, e il lupo è al presidio dell'ambiente, al presidio del territorio, invero non è nemico dell'uomo, ma è l'uomo semmai nemico del lupo. C'è un grande messaggio di natura ambientalista, c'è un rispetto della natura, c'è un rispetto di tutta l'identità anche dei nostri luoghi meravigliosi della terra di Calabria. Pare che questo libro faccia parte di una trilogia, e noi in questa sede, anche per i nostri utenti telespettatori sui social, dobbiamo dire che Riccardo Cristiano è l'editore, sono stati già ospiti di Incontri Silani nella decima edizione del 2021, con successo, dove è stato presentato il primo libro, Tutti Uniti, non ricordo il titolo,
vi dichiaro uniti, che ha avuto anche un certo riscontro di pubblico e un successivo successo da parte dei lettori. Un bel racconto, il libro si configura con una narrativa vivace, una narrativa intelligente, ben curata. Probabilmente vi sono stati più passaggi, più riletture, perché una scrittura quando è ragionata, quando è ben ingastonata, anche con l'innesto di alcune citazioni di personalità importanti del mondo dell'arte, del mondo di classico, di personalità anche del mondo che viviamo, quindi hanno saputo legare un po' il pensiero del passato con il pensiero del presente, citazioni dove appaiono Winston Churchill ed altri, voglio dire, cito solo Churchill per dire che il libro ha guardato anche a questo modo di riprendere pensieri illuminanti che possono meglio favorire la lettura e la comprensione del libro, che vale la pena leggere perché è un libro particolare e di impronta rara. La cosa bella che anche mi piace rilevare è che la citazione o l'aforisma di Fabrizio Caramagna si lega e si attaglia molto bene alla struttura e alla natura del libro, anche perché avendo in passato letto anche e seguito questa persona che è molto in gamba, lui è torinese, fondatore del sito Aforisticamente, che è conosciuto come ricercatore di meraviglie. Quando ho letto alcuni brani del libro di Riccardo, allora ho scoperto anche questo filone. Quando Riccardo descrive con una particolare sensibilità ed un occhio molto attento ad alcuni ambienti particolari della nostra terra di Calabria, mi sono ricollegato anche all'esperienza di Caramagna. Perché diciamo, non dico che è stato ed è un caposcuola, ma è sicuramente una delle persone autorevoli da questo punto di vista, è un punto di riferimento, ecco, credibile. Non so se siamo d'accordo, siamo d'accordo su questo. Quindi io in sostanza avevo scritto altre cose, magari mi ero preparato più per assecondare i desideri di un pubblico diciamo attento, che comunque ci ha seguito in questi giorni, in queste giornate, anche se con il preavviso di tuoni, lampi e di successive piogge a carattere temporalesco non abbiamo avuto paura e siamo andati avanti. Del resto incontri silani è fatto anche da silani, per cui voglio dire, non abbiamo paura. Vorrei citare questo detto antico che piace molto al nostro carissimo Egidio, ma penso piacerà anche a voi. Gli antichi dicevano, probabilmente coniato da un vecchio carbonaio o da un baccaro di quegli anni, sila, mula bizzarra, come una mula bizzarra che quando meno ti aspetti ti tira calci, nel senso che è legato al contesto della metafora del clima, quando meno ti credi, la sila si cambia tutto e dove c'è il sole poi subentra la pioggia. Un libro sicuramente, mi piace sottolinearlo e poi passo la parola al capo, diciamo all'ospite che funge anche da padrona di casa in quanto rappresenta l'istituzione comunale, Francesco Caligiuri. Vorrei chiudere con questo mio personale pensiero, ma ritengo che in questo ci sia anche il pensiero della nostra organizzazione di Incontri Silani. Un libro sicuramente interessante, originale, per come è stato impostato e per le ricerche che esso anche indica, perché invoglia alla ricerca anche storica, identitaria e tutta una serie di cose, delle tradizioni che sono importanti per la nostra terra di Calabria. Soprattutto piacevole da leggere, perché non stanca e suscita empatia, suscita molta concretezza nel dire vale la pena leggere, ecco, questo è il discorso. I suoi contenuti suscitano viva curiosità, abbiamo detto, e questa è la curiosità nei libri è un fattore primario,
così come l'interesse che poi deve essere diffuso e divulgato attraverso le conoscenze, per dire ho avuto nelle mani un libro molto bello, ti consiglio di prenderlo perché è sicuramente valido da leggere e poi da custodire gelosamente in biblioteca. Chiudo segnalando la nostra piena come dire contentezza, anche se un po' limitata nell'ordine che vediamo, però noi parliamo attraverso la rete, raggiungiamo un po' di amici, un po' di amiche, un po' di realtà, e da questo punto di vista siamo soddisfatti. Auguriamo pieno successo al libro, anche al terzo volume, e speriamo di presentarlo anche in incontri silani, ma ovviamente auguriamo che sia più ampio il bacino che possa godere di queste bellissime scritture, che sono di una ricchezza e di una luce, che fanno luce per migliorare la nostra bella terra di Calabria. Grazie per essere qui con noi e do la parola a Francesco Caligiuri. Buonasera a tutti, io ringrazio tutta l'organizzazione di Incontri Silani per avermi invitato questa tavola rotonda nel discutere di libri. Io il mio intervento oggi sarà principalmente verso perché bisogna scrivere un libro e l'incentivazione della scrittura di un libro e da dove nasce un libro, da cosa nasce. Nasce appunto dalla cultura e dalla curiosità che un autore ha verso un determinato tema X. Il determinato tema X che l'autore vuole andare a raccontare, che sia un romanzo, che sia un libro di storia, che sia un libro antropologico, un libro archeologico, un libro di fantasia, un libro di musica. Io in questo caso, essendo musicista, tratto prettamente temi musicali, però la fantasia è la parte cardine di tutte quante queste arti, delle arti in generale. E la scrittura, per essere accattivante, deve essere piena di tanta fantasia. L'autore deve avere tanta fantasia. I temi nascono, secondo me, dall'esigenza che si ha da piccoli, già dalle passioni che si hanno da piccoli, per fino ad arrivare ad una determinata, ad un determinato evoluzione della razionalità che qualsiasi autore alla fine riesce ad esprimere attraverso... Questa è un'opera d'arte. Io molte volte paragono i dischi dei musicisti ai quadri dei pittori, e così i libri sono i quadri degli scrittori. In poco senso è bello toccare con mano un prodotto che nasce dalla collaborazione dell'autore e dell'editore. Bisogna incentivare le nuove generazioni alla riscoperta della cultura, nel senso riscoprire ciò che ogni ragazzo ha da bambino e non perderlo nell'evoluzione, nel corso evolutivo che l'uomo ha durante la propria vita. Mi piace pensare che è bello restare ragazzi, bambini, e sognare anche da grandi, da adulti. Questo è un pensiero che io porto sempre dentro e che porterò sempre avanti. Un altro aspetto molto molto importante che secondo me la questione del libro e dell'editore è anche quello è come essere una sorpresa. Il libro alla fine è una sorpresa per il lettore. E questo si riconduce sempre anche a quella cosa che si ha da bambini nel riscoprire ciò che uno ha da sorprendersi, nel senso io vedo il libro, inizio a leggerlo, alla fine resto ancora più sorpreso, ancora più contento di ciò che sono andato a scartare. In questo caso il libro è una, come dice l'editore, archeofantasy, un romanzo archeofantasy. E la sorpresa in questo caso, qual è la sorpresa che ha suscitato, che ho sentito io nell'aver letto questo libro? È quella di scoprire attraverso la fantasia dell'editore, dell'autore, di riscoprire posti, o meglio scoprirli, posti che neanche io conoscevo.
ed è bello entrare attraverso il libro nella mente pure dell'editore, dell'autore. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto in questo caso è la copertina molto carina, affascina molto, ti dice prendimi, acquistami. Quindi la copertina è un'altra cosa importante della stesura, ma anche per i dischi funziona in questo modo. Se la copertina è bella, io parlando con musicisti internazionali mi trovo che dicono ho fatto un disco bellissimo però la copertina non funzionava e non si è venduto. Invece magari la copertina ha anche il suo perché, e in questo caso questa sorta di copertina a forma di segni ricorda un pochino il manga e i famosi Tex, i famosi sì, è una copertina che io... questo qui che voglio dire, che anche dalla copertina si capisce l'interesse che l'autore ha avuto e la storia, un poco così si ripercorre la storia dell'autore. E ben vengano autori in questo modo, ben vengano autori ricchi di fantasia, ben vengano autori ed editori che aiutano alla scoperta dell'essere bambini verso i grandi. Basti pensare alla Disney. La Disney è un capolavoro, è insuperabile, e sia per bambini, per grandi, piace sempre. Quindi io auguro un grosso in bocca al lupo per la riuscita del libro, per la riuscita della trilogia, per la riuscita dell'autore di Riccardo e per la riuscita della casa editrice di Marco. Grazie mille e passo la parola. Grazie a Francesco Caligiuri, consigliere comunale di Spezzano della Sila, per aver fornito parimenti un importante, attento contributo alla comprensione anche di alcuni capisaldi del libro, facendo delle evidenze molto, molto intelligenti e molto, molto opportune, cioè in tema certamente. Della copertina avevo scritto come di stile fumettistico, favolistico, proprio che c'è quella componente, diciamo, dei ragazzi, dell'infanzia, che per catturare... Però vorrei chiarire una cosa. Da qualche parte ho letto che c'era un'illustratrice pure coinvolta, che volevo ricordare e citarla, come Laura Federe, che non ho trovato nella struttura del libro, però. No, non c'è nella struttura del libro indicata. A pagina 2, all'inizio, sì. Vabbè, comunque mi sembrava questo benissimo, e questo per informazione, per completezza di informazione. Adesso io dovrei dare la parola giustamente all'editore, e all'editore vorrei proprio una domanda. Sì, vorrei così anche per capire bene la filosofia di questo libro, che rientra tra quei libri non comuni, ecco, così la definizione mi piace darla. Allora, questo è un mio personale pensiero che lo giro come domanda. Io ho intravisto anche una proiezione come si trattasse di un prezioso diario civico costruito con particolari ed attente storie che afferiscono ai rapporti personali ed interpersonali, storie che si intrecciano l'una con l'altra e che arrivano ad una possibile ad un possibile approdo, che è quello di umanizzare il mondo, la nostra società, migliorare e seminare il bene nella nostra società. Quindi nel libro c'è anche questa vocazione sociale, educativa e formativa. È vero tutto questo? Allora, la risposta secca a questa domanda è sì. Naturalmente ha bisogno diciamo di una spiegazione. Io prima di tutto voglio ringraziare Enzo, Francesco, naturalmente Riccardo,
Voglio ringraziare Egidio Bevilacqua che ci ospita sotto questo fantastico gazebo. Siamo sul corso a Camigliatello Silano, questa splendida località turistica che merita di essere citata e sempre di più valorizzata. Lo dico naturalmente a beneficio di quelli che ci stanno seguendo in diretta Facebook e alle tantissime persone che ci seguiranno in differita anche nei prossimi giorni, perché Liberi TV registra questo evento e poi dopo lo metterà a disposizione. Allora, alla domanda di Enzo la risposta è sì. Questo si ricollega anche un po' alla linea editoriale della casa editrice, perché io nel 2019, a novembre del 2019, quando ho fondato le officine editoriali di Cleto, naturalmente mi sono posto il problema. Dice, io devo dare alla casa editrice un'impostazione, una linea editoriale da seguire, come giusto che sia, perché altrimenti rischiamo di diventare una, più che una casa editrice, una stamperia. Cioè ti arrivano delle cose, li stampi, ti fai pagare, però è un mestiere diverso rispetto, voglio dire, all'editore che si impone una linea editoriale, apre delle collane. Ecco, nella linea editoriale della casa editrice c'è la centralità della persona, la valorizzazione dei diritti umani e la valorizzazione del territorio. Queste sono le tre direttrici sui quali ci muoviamo. Allora, il libro di Riccardo ha colto perfettamente tutto della linea editoriale, perché abbiamo la valorizzazione della persona, abbiamo la valorizzazione del territorio, abbiamo la valorizzazione dei diritti umani, abbiamo la valorizzazione della cultura. Cioè, questo è un libro, come dicevamo prima, no? Abbiamo affibbiato a questo libro questa etichetta Archeo Fantasy, che è un po' una novità. È sicuramente la prima pubblicazione di questo genere, perché va poi dopo a scavare e a far scoprire degli aspetti, degli angoli del nostro territorio che sono poco conosciuti. Sono talmente poco conosciuti che a volte non li conoscono neanche le persone che abitano proprio quei luoghi. A Lamezia Terme, oppure a Cleto, ci sono dei luoghi e ci sono delle cose spiegate in questo libro dove nemmeno le persone che vi abitano hanno proprio contezza anche delle bellezze che ci sono. E che cos'altro posso dirvi? Il libro, e questa è la seconda opera, io ho il privilegio di aver pubblicato anche la prima opera di Riccardo, e noi due naturalmente, come noto, abbiamo, diciamo, un rapporto particolare fra editore e autore, perché io e Riccardo siamo anche compagni di vita. Quindi, vivendo sotto lo stesso tetto, il rapporto fra editore e autore è un po' strano, perché non abbiamo mai avuto la necessità di darci un appuntamento per capirci e per parlare dei libri, no? Quindi, diciamo, gli aspetti tecnici del libro, la discussione che c'è fra editore e autore avviene più o meno fra la cucina e il soggiorno, ecco. Però la casa editrice naturalmente non vive soltanto delle due opere che ha scritto Riccardo, ma abbiamo pubblicato altri 18 volumi oltre a questi due, abbiamo spaziato su diversi autori e mi viene in mente prima, da ragionamenti fatti prima da Francesco e da Enzo, e mi veniva in mente, ecco, quando Francesco parlava dell'arte, della lettura, della scrittura, della composizione musicale, allora mi è venuto in mente Emilio Grimaldi è un mio amico ed è anche uno degli autori di punta della casa editrice. Un giorno prende e dice, anzi scrive un post su Facebook e dice: chi scrive vive due volte. Allora ho avvertito subito la necessità di prendere il telefono e gli ho chiamato, gli ho detto: guarda, tu hai barato. E dice: come ho barato? E dice: ma non è vero, cioè, che chi scrive vive due volte. Chi scrive vive tante volte per quanti libri scrivi. Tu sei arrivata alla tua settima opera, quindi sei fatto come minimo sette vite. E poi Lupo si è messo a ridere, ha detto: sì, hai ragione, però non voleva esagerare, non voleva enfatizzare, diciamo, così tanto questo concetto, che però è vero. E poi ho aggiunto io una cosa: chi legge vive tante, ma tante, tante vite di più. Ecco perché vale la pena leggere. Mi volevo soffermare sui ragionamenti di Enzo, perché per dare, diciamo, alcuni dati. Allora, in Italia ogni giorno
si pubblicano, vabbè, il famoso detto, no? Che in Italia sono più le persone che scrivono che quelli che leggono. Allora, in Italia vengono pubblicati 100 libri al giorno, circa 35.000 titoli nuovi all'anno. Qui si scrive tantissimo. Con i libri bisogna essere spietati. Almeno io lo sono spietato. Non gli concedo oltre pagina 30. Se non mi prende, si chiude e va sulla mensola, sullo scaffale della libreria. Finisce lì. Anche perché la vita è troppo breve per poter minimamente sperare di leggere, voglio dire, tutto quello che viene pubblicato. Già leggere soltanto la produzione libraria prodotta in Italia di un solo giorno è attività che soltanto i grandissimi lettori, quelli che si possono permettere anche ad avere il tempo di poter leggere un libro ogni tre giorni, voglio dire, cioè uno impiegherebbe un anno, ok? Quindi bisogna fare una selezione che avviene in modo naturale di ciò che si legge. Ciò che si legge, poi dopo anche la qualità di ciò, cioè non bisogna avere il rimorso, dice ma sto libro è un po' noiosetto. Beh, se è un po' noiosetto, mettilo da parte. Magari lo leggerà un altro, magari non è il tuo genere, magari in quel momento non sei pronto ad affrontare quel determinato argomento, ok? Altrimenti perdiamo il tempo. E se perdiamo il tempo non va bene, perché il tempo è sempre troppo poco. Allora dobbiamo fare una selezione accurata di ciò che leggiamo, perché quando leggiamo poi dopo si deposita dentro di noi quella cosa, diciamo, strana ma importantissima, si chiama cultura. Vi do un dato e chiudo. Purtroppo in Calabria e in Sicilia sono le due regioni che in Italia leggono di meno. Ma misuriamo questo di meno, perché questo è importante, misurarlo. Se lo misuriamo, il dato ci dice che nel 2021 in Calabria e in Sicilia solo il 20% delle persone, facciamo passare la moto, altrimenti facciamo passare la moto, ok, Allora dicevo, dobbiamo misurare quanto si legge poco, perché è importante. Nel 2021 soltanto il 20% dei calabresi e dei siciliani hanno letto un libro al di là delle attività curriculari. Per attività curriculare significa che ho comprato un libro perché faccio una determinata professione e quindi devo comprare un libro per forza perché mi devo aggiornare. Al netto delle attività curriculari, solo il 20%. Andiamo a tirare fuori il dato della provincia autonoma di Bolzano, è esattamente l'opposto. Nel 2021 la provincia autonoma di Bolzano, l'80% delle persone al netto dell'attività curriculare hanno letto un libro. Ora facciamo un lavoro di sovrapposizione e sovrapponiamo questo dato con il dato dello sviluppo socioculturale, e ci ritroviamo, e con lo sviluppo economico, e ci ritroviamo. Vedete quanto è importante la lettura? La lettura e quindi la diffusione della cultura significa anche sviluppo sociale, che significa anche sviluppo economico. Allora noi dobbiamo moltiplicare, e passare di nuovo la moto. Che naturalmente, voglio dire, la presenza di un vigile urbano sarebbe stata opportuna. E di conseguenza non ci tocca altro che, se dobbiamo, diciamo, aprire nuove case editrici, dobbiamo aprire al sud. Se dobbiamo pubblicare dei libri, dobbiamo pubblicare ancora di più al sud. Dobbiamo ribaltare gli equilibri, dobbiamo moltiplicare le iniziative, anche che ci sono poche persone, ci dobbiamo far aiutare di internet, dei social, non ci dobbiamo scoraggiare. Egidio che ce l'ho davanti, voi online non lo potete vedere, ma a Egidio che ho davanti, il mio più, diciamo, incoraggiamento a continuare con la sua Dea Edizioni, perché le case editrici non si devono fermare, devono avere la capa tosta, come solo i calabresi sanno fare, e continuare ad andare avanti. Adesso
Io ripasso la parola ad Enzo, che a sua volta poi la passerà a Riccardo, perché adesso dobbiamo sentire l'autore che ci deve spoilerare il giusto qualcosina di questo libro e ci deve parlare, perché naturalmente lui è il personaggio più importante di questo momento culturale di oggi pomeriggio, di cui vi ringrazio. Una brevissima, brevissima annotazione sull'ottimo intervento dell'editore, l'amico Marco Marchese. Dati espressi con grande competenza e soprattutto con grande trasparenza, perché questa è l'amara realtà che viviamo. Ovviamente c'è la necessità di un riequilibrio di forze e soprattutto di attenzioni in senso lato, generali, perché le piccole case editrici che hanno una presenza sul territorio, ed è un grande pregio, cioè questa rete va salvaguardata perché si possano focalizzare nel futuro una serie di azioni di formazione, di miglioramento dei contesti, di educazione alla lettura del libro. Però non si può essere da soli, il numero di qualità fa la massa critica e bisogna lanciare questa sfida. In piccolo, giusta evidenza, il nostro caro amico Egidio c'è, so che nei momenti c'è da tanti anni, ed è un'azione, come ritengo anche quella realtà che rappresenti siano sulla stessa lunghezza d'onda, quindi fare sinergismo fin quanto sia possibile, perché questa nostra terra, la Calabria, le aree interne dove ci troviamo, le aree suscettibili di migliore sviluppo soprattutto dal punto di vista turistico, ambientale e culturale, meritano un substrato, una spinta, che è la cultura. Solo questo è l'elemento che può ribaltare una serie di cose in negativo, statiche, che non vanno, che addirittura, come dire, allontanano eventuali prospettive che sono in nuce, che sono già espresse, ma che devono volare alto. Quindi noi ci saremo per il ruolo che Incontri Silani storicamente si è conquistato, come una realtà che aggrega, come una realtà che discute, come una realtà che nel corso degli anni, in questi 11 anni, ha saputo riunire e coinvolgere autori di un certo peso, anche esordienti, e questa è anche una filosofia di Incontri Silani, ma anche case editrici di tutto rispetto, partiamo dalla Rubettino, la stessa realtà che rappresenti, ma tante altre, che hanno fatto il successo di Incontri Silani. E noi su questo ci lavoreremo ancora, perché si affermi questa realtà, si affermi da una parte, che crea elementi di crescita dall'altra e coinvolgimenti conseguenti per migliorare questo ambiente. Allora, a me, brevemente, poi ovviamente l'autore ci dirà qualcosa di più in particolare su come è nato questo magnifico lavoro. A me ha colpito fortemente il colloquio, dialogo che ha avuto con il terapeuta, che poi è scritto molto evidente, tuo compagno di infanzia e tuo compagno di studi nei primi anni, diciamo, delle scuole elementari, dove ovviamente si gioca a carte scoperte. C'è questo rospo nel prologo, mi ha colpito molto, l'ho letto con tutto interesse, e poi quando alla fine dice io sono arrabbiato, devo esternare, e lui dice parliamone, vediamo un po' che cosa, poi viene fuori la storia del lupo, eccetera eccetera eccetera, così come, e chiudo il capitolo sull'arresto, dove in sostanza che cosa viene fuori quel discorso che abbiamo fatto prima del funzionamento della giustizia, dove nel libro alla fine tutte queste cose. Allora, il libro, il pregio del libro in sintesi è che dice e sostiene che nella nostra terra non è tutto oro quello che riluce, abbiamo delle cose meravigliose, però c'è dell'altro che andrebbe rimosso. Ecco, questo io ho letto anche sia nella prima parte, nel prologo, sia nel capitolo l'area, che mi ha particolarmente colpito, anche perché probabilmente rifletteva una riflessione di carattere
è strettamente personale. E quindi c'è in Calabria da essere lupo buono, il lupo che svolge un normale ruolo nell'ecosistema, nell'ecosistema forestale, ma anche nell'ecosistema civile, che sia di buon esempio il lupo, perché si migliori sotto tutti i punti di vista l'ambiente e il territorio, e che possa costituire anche l'elemento catartico per un futuro migliore e diverso per la nostra terra. Dal libro vengono fuori tutti questi messaggi, che sono messaggi molto belli, per i quali noi esprimiamo i nostri complimenti più sentiti e sinceri, ok? Buon lavoro allora e auguri, auguri Riccardo, auguri veramente sentiti. Grazie, grazie mille. Io ringrazio ovviamente Incontri Silani e nella persona appunto di Egidio Bevilacqua, ringrazio voi che siete qui stasera e che mi avete dato molti spunti di riflessione. Vorrei partire proprio da uno iniziale che mi hai dato tu, Francesco, perché c'era un parallelismo con i capitoli e la musica. Io quando rileggo e quando scrivo ogni capitolo penso che ci sia una musica di sottofondo, quindi comunque è legata. Poi ti posso spoilerare che nel secondo volume la musica sarà importante per determinate ragioni, quindi ci sarà anche la musica nel secondo volume. Io ovviamente immagino queste storie come qualcosa di vivo, lo diceva pure Enzo, è la mia terra, è la terra che amo, è la terra che ho scoperto perché ci sono alcuni luoghi che non conoscevo, è la terra che non voglio sia dimenticata, però è anche la terra che a volte si interroga, ci interroghiamo noi su come poter essere il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo. Cioè non dobbiamo fare grosse cose, dobbiamo fare piccole cose ma farle in maniera ripetuta, anche non girarci dall'altra parte, che poi è il senso anche dei protagonisti del libro. I protagonisti del libro non si girano dall'altra parte ma decidono di unirsi per combattere quello che è un male comune, che non è soltanto un male oggettivo, quindi interpretato da un personaggio, ma è proprio un male che purtroppo dilaga nella società, che è anche il dire vabbè è così il mondo, dobbiamo lasciare che sia così, invece no. Oppure pensare che siccome l'inquinamento, il fatto che gli animali purtroppo siano utilizzati e sfruttati, e che l'estinzione, io penso all'estinzione di molti esseri viventi, il lupo stesso che si avvicina dalle montagne alle città perché non trova più cibo, e questa non è colpa del lupo, il lupo non è cattivo, come diceva appunto Enzo, è l'essere umano a essere cattivo ed è dimenticato che anche lui dovrebbe seguire una certa evoluzione, invece alla fine fa un'involuzione cercando di impossessarsi di qualcosa che non gli appartiene, perché la terra non appartiene a nessuno. Noi siamo di passaggio su questo mondo, sia a livello filosofico perché abbiamo una data di scadenza, come direbbe il film Blade Runner, ma anche perché comunque ci sono le generazioni che verranno ed è giusto che preserviamo il mondo dalla guerra, che spesso e volentieri ci richiama all'attenzione, ma anche alle piccole guerre quotidiane che viviamo nei nostri luoghi, che poi sono guerre anche shock, perché ripeto non ci appartiene nulla, e l'unica forse cosa che ci può appartenere è un ideale, che è quello dell'amicizia, quello di difendere dei valori. Un'altra secondo me cosa fondamentale del libro che mi ha spinto a scriverlo è anche ricordare delle persone che purtroppo non ci sono più, ma anche abbattere dei famosi stereotipi che vogliono le persone disabili non in grado di svolgere dei compiti, quando in realtà ad esempio Fabio esatto, Fabio è una persona disabile che però tutto si sente tranne che disabile, perché si costruisce un esoscheletro che gli permette di camminare, è una persona molto intelligente, ma perché è una persona che studia, una persona che si informa, e qui è importante la cultura, quindi l'unico limite umano, fisico e mentale è quello che ci poniamo noi, perché sennò i limiti secondo me non ci sono. E poi richiamo anche quello che diceva appunto Francesco della fantasia, perché è importante la fantasia non tanto per quanto riguarda l'immaginare e quindi fuggire dalla realtà, quanto invece ricordare quello che è il passato, perché i nostri nonni, ma piuttosto che le nostre tradizioni, come ce ne sono tante anche qua in Sila,
sono fatte di racconti, sono fatte di aneddoti che spesso si perdono. Anche Enzo ha raccontato quella frase in dialetto che è molto importante. Sì, quello della Sila. Sila Mula Bizzarra. Ecco, io non la conoscevo. Però se queste parole non vengono ricordate, le storie non vengono tramandate, a me è capitato spesso di andare in vari posti dove i piccoli borghi si spopolavano, rimanevano pochi anziani e poi gli anziani, con la scusa di chiedere informazioni per mappare magari un percorso, ci raccontavano delle storie. Queste storie, se qualcuno non le prende, non le raccoglie, si perdono, ed è brutto se si perde la storia. I nostri miti, a parte i miti greci, sono le leggende che abbiamo qui nella zona. Ci sono tantissime leggende, io mi sono documentato quando ho scritto questo libro, alcune cose le ho inserite, altre le inserirò sicuramente nei volumi successivi. Ci sono bellissime leggende che riguardano la Sila, leggende che riguardano le fate, leggende che riguardano gli esseri dei boschi, ma soprattutto le acque. Pensiamo per esempio alle sirene. Le sirene sono degli esseri mitologici che però comunque fanno molto parte della nostra tradizione, almeno quella diciamo marittima, ma ci sono tanti altri esseri come per esempio i lupi, i folletti, penso agli gnomi. Qui sotto c'è addirittura un negozio che si occupa del Natale in maniera molto specifica. Camigliatello è bellissima proprio perché, a parte diciamo i funghi, esatto, è incantata. Cioè, l'idea che comunque il mondo intorno a noi nasconda qualcosa che alle volte noi non riusciamo a vedere con gli occhi, perché siamo così ovattati da questa realtà che tende a portarci a vedere quello che vuole lei. In realtà la musica compie un miracolo, che è quello invece di farci viaggiare, che poi è quello che fa anche il libro, perché è la possibilità di leggere e immaginare la scena senza per forza doverla aver vista. Quindi quello che è poesia, tu la chiamavi arte, io la chiamo poesia dell'animo, dove ognuno di noi vede qualcosa di sé attraverso il libro e magari arricchisce di particolari. Anche Enzo prima spiegava una cosa importante, cioè ovvero l'importanza culturale dei libri, non solo di autori emergenti, ma dei libri che raccontino delle storie. Questo libro racconta delle storie che sono storie sia realmente magari accadute per piccole esperienze, altre ovviamente sono frutto magari della fantasia, però ciò non vieta a una persona che lo legga, ma anche un ragazzino, di potersi immaginare qualcosa di possibile, qualcosa di bello. Perché dobbiamo rassegnarci alla realtà, o comunque rassegnarci a una situazione e condizioni di realtà che ci viene raccontata? Cioè, niente deve essere, come dire, un qualcosa che ci fa vivere in un ambiente dove noi pensiamo non c'è soluzione, non c'è speranza. Invece no, la speranza nasce dalla voglia di combattere insieme, dalla voglia di scoprire degli amici che magari sono simili a te, delle persone magari disparate che non ti immagineresti mai, però arrivano. La compagnia tra l'altro si formerà sicuramente di nuovi personaggi che si aggiungeranno, perché poi alla fine nella vita funziona così, magari alcuni prendono altre strade, altri si aggiungono, però il senso fondamentale è quello che se credi in qualcosa devi andare fino in fondo. Quindi se uno tiene tanto a un luogo, come in questo caso io tengo molto alla Calabria e inserirò tanti altri luoghi che ho visitato e sto visitando e sto scoprendo, voglio che questa Calabria viva nella maniera più vera. Quindi paradossalmente è un archeo fantasy che però vuole raccontare una versione diversa della Calabria, dove forse il fantasy è quello che stiamo vivendo, perché alle volte la realtà sembra molto più fantasiosa di quello che non possa essere la fantasia stessa. Ed io amo anche, ripeto, questi luoghi dove ci sono delle ambientazioni proprio silane all'interno del racconto, e proprio qui mi è capitato proprio di avere delle ispirazioni e di prendere spunto non solo dai sogni che magari faccio o dai luoghi che vedo, però se passeggio in un bosco, che sia un bosco appunto silano o una faggeta, comunque è un'atmosfera unica. Sei in un altro luogo, in un altro mondo, hai ripeto, un'atmosfera fantastica, un'atmosfera che ti porta altrove, e allora quell'altrove ci dovrebbe portare proprio a incontrarci, cosa che molto spesso la compagnia si incontra, incontri silani, quindi diciamo il senso è questo, incontrarci proprio per cercare di fare qualcosa di buono e formare magari non una compagnia, più compagnie. E io spero di poter, come mi ha augurato Enzo,
di poter continuare su questa strada, perché ho molta fantasia, questo è nel bene e nel male, ho molta fantasia e voglio continuare a scrivere perché è qualcosa che ho dentro di me e voglio raccontare altre cose che per ragioni di spazio ovviamente non ho inserito nel primo libro. Qualcuno mi ha detto anche che secondo lui non mi fermerò alla trilogia, ma chissà, quindi mai mettere limiti alla fantasia appunto in questo caso. Quindi io vi ringrazio innanzitutto per la pazienza. Intanto il secondo e il terzo sono già scritti. Sì, allora diciamo anche questo, siccome io sono molto diciamo prolisso anche in tante cose e prolifico da altri punti di vista, il secondo per esempio è già al 25° capitolo perché sono già andata avanti, forse per me, visto che persone mi dicono ah ma adesso come va a finire, è il terzo è strutturato, no, ci sono già dei capitoli del terzo, se proprio vuoi sapere. Allora secondo me andiamo anche al quarto, del secondo c'è già il titolo pure, vabbè, ok, no basta, non posso dire altro perché sennò poi l'editore, ma ci diamo un appuntamento in soggiorno e ne parliamo. Sì, perché io per marzo voglio pubblicare l'altro, me lo chiedono i miei lettori, ma soprattutto sono curioso io di vedere la seconda copertina, perché come diceva Enzo è importante anche la copertina, ma lo diceva Francesco per quanto riguarda le copertine dei dischi, che io sono innamorato dei dischi, quindi sì, appunto, è Laura Fedele che dobbiamo ringraziare proprio per questa copertina che è nata dalle foto che ho mandato a lei. No, quello è il Golfo di Lamezia. Quello è il Golfo di Lamezia visto da Polveracchio, che sarebbe il Colle dell'Infinito. Sì, 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 sì. E questa è sempre una foto da cui lei ha tratto poi. È molto brava. Sì, sì, davvero molto brava. Ed è riuscita anche con i personaggi a caratterizzarli in maniera precisa rispetto all'originale, i volti, anche l'abbigliamento. È una copertina indovinata, ma poi ha avuto fantasia anche lei, perché lei è molto brava, quindi bisogna fare un complimento a lei perché è riuscita a leggermi nel pensiero, quindi si è creata questa empatia fra di noi, quindi io le mandavo le foto, però lei quando poi mi ha mandato le prime bozze in bianco e nero e poi con i colori che avrebbe utilizzato ad esempio per i vestiti, io mi sono innamorato, ho detto evidentemente era destino, perché poi io non credo che le cose accadano per caso, quindi ci si incontra con le persone, è come con la musica, ripeto, la musica è un filo che diciamo conduttore di tutta la vita, e io quando leggo, ripeto, penso sempre, o comunque leggo con una musica in sottofondo perché c'è sempre una colonna sonora della mia vita, e c'è anche in questo libro, quindi io non posso che ringraziarvi, vi sto togliendo sono troppo tempo, se voi avete magari qualche altra domanda da fare, e grazie ancora ad Egidio e ad Incontri Silani e a voi che siete stati qua a darmi la possibilità di parlare. Benissimo. Benissimo Riccardo, hai fornito un'esaustiva rappresentazione su come questo libro è venuto fuori, e la cosa che ancora mi piace riferire, dalla quale dal libro viene fuori questa espressione breve che adesso citerò anche per i nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo, è questo messaggio. Cara Calabria, ti amerò ancora di più se cancellerai i tanti punti neri che offuscano la tua immagine. Viene fuori anche questo messaggio dal tuo libro. Ecco perché è un libro importante, questo perché da una parte dice le cose belle, le cose che è giusto dire, dall'altra indica con il dito alcune discrasie che rallentano lo sviluppo corretto di questo nostro territorio. Noi chiudiamo questa sera abbiamo svolto una bellissima presentazione, la Campagna del Lupo, la Compagnia del Lupo è la 40ª porta di Riccardo Cristiano, con ospiti di qualità, il consigliere comunale di Speggiano Sila, Caligiuri, l'editore Marco Marchese, un cordiale saluto dallo spazio di Miricriu da Camigliatello Silano, ospiti di Egidio Bevilacqua, editore e ideatore della rassegna, che è qui con noi, e insieme a lui, insieme al tavolo dei lavori, rivolgiamo un cordiale saluto a chi ci ha seguito, con un cordiale arrivederci alle prossime edizioni. Buona serata a tutti.